Un cordiale saluto, gentili telespettatori appassionati di calcio, e Francesco Patti che vi parla, pronto a raccontarvi questa finalissima, valida per la terza edizione del torneo ex alunni dedicata alla memoria di fratelli Saturnino Ricci. Si affronteranno qui la squadra di Ciccio Saitta e di bomber Stefano Toscano, ovvero la Massimino Palestre, capitanata da Salvo Ingrassia. Dall'altra parte, la realmente forte, capitanata dalla coppia Geri Parziano e Gigi Di Stefano, squadre pronte per fare anche le fotografie. Raccontiamo allora quanto avvenuto, il percorso di ambedue le squadre che oggi meritano il traguardo raggiunto. Due squadre che si affrontarono all'esordio in questo torneo, aprendo di fatto la terza edizione. Finì 2-1 per la Massimino Palestre a Manora. D'Agostino rispose Giuseppe Russo. Al ritorno finì invece con un più equilibrato 1-1, con gol di Gigi Di Stefano da una parte e Toscano appunto dall'altra. Toscano oggi bomber con 12 reti in coabitazione con Bonaccorso, grande assente per squalifica, Nero Bonaccorso insieme a Gigi Ferrito, assenze pesanti, come dall'altra parte assenze pesanti risultano tra le fila della Massimino Palestre quelle di Marco Massimino, Gianluca Imperizzeri e Manora, due squadre che nelle semifinali hanno battuto più o meno agevolmente gli avversari. La Massimino Palestre si è imposta 6-2 all'andata nei confronti dell'Unimed, poi al ritorno 6-1, mentre la realmente forte ha avuto vita più difficile affrontando la Rio Soccer, battendo l'andata 4-2, mentre al ritorno finì 2-1. Due squadre che davvero hanno meritato fin qui il traguardo appena raggiunto, due squadre che hanno sul groppone soltanto 15 gol subiti, grandi difese da una parte, la Massimino Palestre guidata dal difensore Gianluca Zumbo in coabitazione con Paolo Patti, dall'altra l'ottima difesa rocciosa della squadra arancio della realmente forte, appunto guidata da Galletta e Magnano. È vero però che la Massimino Palestra ha fatto molti più gol, 45 gol totali dei blu, con 32 gol fatti addirittura tra Toscano, Marco Massimino, Gianluca Imperizzeri e D'Agostino su tutti, mentre la realmente forte ha fatto soltanto 27 reti, trascinata principalmente dalle 12 reti di Nello Bonaccorso. Allora andiamo a leggere le formazioni. Per quanto concerne la realmente forte, in porta va Peppe Scrivaglieri, difeso dal quartetto costituito da Biancarosa, Magnano, Galletta e Sgroia, al centrocampo Domenico Patti, Badalà, Scardacci e Di Stallo per le due punte, Giuseppe Russo e Gianluca Russo, pronti a subentrare dalla panchina i vari Meri, Passanisi, Smirni, Ferro e Terranova. Dall'altra parte la Massimino Palestre risponde con Saitta tra i pari, con Tusa, Zumbo, Alfio Massimina e Paolo Patti a difenderlo, poi al centrocampo Ruggero, Calogero, Luca Pappalardo e D'Agostino per le due punte, Toscano e Scalia pronti a subentrare dalla panchina Alberto Pappalardo. Le riprese sono firmate Marco Saitta e Carlo Saitta, doppia ripresa per questa importante e sentita finale. È tutto pronto, si parte ai piedi della Massimino qui con Calogero che alza la testa, in becca qui Scalia, sponda per D'Agostino, attenzione D'Agostino, tu per tu, alto, clamorosa la palla gol sciupata da D'Agostino, la rivediamo, bellissima la sponda con un look di Scalia e poi sbaglia davvero clamorosamente Marco D'Agostino, tira un sospiro di sollievo Scavalieri. Allora qui la Massimino Palestre che lotta su occhi in pallone, così come Galletta che poi commette fallo su Alfio Scalia che si lamenta per il fallo subito, lo rivediamo da un'altra angolazione. E beh, Scaletta prende il pallone nel piede, ma comunque non è un fallo cattivo come cerca di intendere Alfio Scalia. E allora è tutto pronto per questo calcio di punizione. Batterà Calogero. Calogero si porta la palla sul destro. Calogero ci prova, ribattuto da Gianluca Russo, grande ex dell'incontro, miglior giocatore della scorsa edizione. E allora qui Gianluca Russo che difende il pallone dall'attacco di Ruggero, ancora Gianluca Russo per Giuseppe Russo e poi attenzione qui si continua a giocare, Giuseppe Russo che poi fa uno sgambetto ai danni di Ruggero che poi accetta le scuse e allora si riparterà dalla rimessa, dalla punizione calciata da Ciccio Saitta. Niente da fare, ancora realmente forti che attacca con Domenico Patti, alza la testa per Giuseppe Russo, niente da fare, riparte qui la Massimino Palestre con Giordano Tusa. Pallone liftato, bello qui per D'Agostino, attenzione, palla sul destro, poi sul sinistro, D'Agostino, grandioso, Magnano
a non farsi intimorire dalle ottime finte di D'Agostino, che ha sbagliato davvero un gol clamoroso al quarto minuto. Palla in mezzo, esce ottimamente Peppe Screvaglieri, far ripartire i suoi di stallo. Miglior over 40 la scorsa edizione di stallo, ci si estende molto da lui. La palla arriva a Badalà, che lotta, perde il contrasto con Calogero che serve poi Toscano, bravo qui Emanuele Biancarosa a fare ottima guardia, evitare che l'avversario crossasse in mezzo. Allora si riparte ancora dai piedi di Ceruca Russo, che imbecca Giuseppe Russo, palla del stop di Petto, vantaggio, vantaggio realmente forti, gran gol di Giuseppe Russo, come nel girone preliminare all'esordio in campionato, firma l'1-0, gran gol, ammansisce il pallone di Petto e poi lo angola lì dove Saita non può arrivare, gran lancio di Gianluca Russo e applaude Peppe Scrivaglieri, vantaggio per la squadra di Stefano e Parziano. Allora Massimino Palestri che deve cercare di spingere sull'acceleratore, qui la palla rimane al limite dell'area, un batte ribatte, attenzione ci prova qui di Stefano, spazza via Galletta. E allora sospiro di sollievo per gli Arancio, ancora qui pressa la Massimino Palestra che sciupa una ghiotta palla gol da zona propizia con Toscano, ricordiamo bomber Toscano con 12 che davvero sbaglia in controparzo da ottima posizione, corpo troppo all'indietro, qui allora difende Zumbo, spazza come vuo, la palla viene accarpiata da di stallo, bravissima qui la difesa di Massimino Palestra, arriva poi Gianluca Russo, è bravo Ciccio Saitta in due tempi a evitare che Giuseppe Russo ribadisse rete con un tapino. Rivediamo da un'altra angolazione, bravo qui Ciccio Saitta in questo, su questo tiro beffardo firmato Giuseppe Russo, che sta al momento decidendo la partita. Qui invece grandioso Galletta ad anticipare in un soffio di tempo D'Agostino, che aveva, lo vedete, superato Scrivaglieri, è pronto a colpire rete a porta sguarnita, grandioso Galletta in calcio d'angolo, corner che verrà calciato qui da D'Agostino, la mette in mezzo, poi nulla da fare. Allora arriva Ruggero, alza la testa qui per Toscano, vediamo cosa inventa Toscano, bravo qui Biancarosa a smorzare il cross, e allora la palla che diventa preda facile tra le mani di Scrivaglieri, attacca ancora sul lato destro Marco D'Agostino, alza la testa D'Agostino, si porta la palla sul mancino, la mette in mezzo, niente da fare, riparte in contropiede la mente forti con Sgroi, Sgroi per Di Stallo, Di Stallo fa girare ottimamente il pallone per Gianluca Russo, contropiede della gara in mente forti, Gianluca Russo, vediamo Gianluca Russo, mamma mia che fallaccio di Ruggero su Gianluca Russo, che poi riceve le scuse, bravo qui Ruggero, mamma mia, molto duro Ruggero. Allora calcio di punizione di Gianluca Russo, parato in due tempi da Ciccio Saita, fa ripartire i suoi, ancora realmente forti, davvero gran primo tempo Biancarosa, Gianluca Russo sul quale frana un Ruggero che non fa respirare il talento numero 4 della Real Mente Forti, bella partita di Ruggero fin qui, sa che la mente della Real Mente Forti insieme a Di Stallo è proprio Gianluca Russo. Allora calcio di punizione, si incaricherà lo stesso numero 4 in arancio blu, ci prova, la mette in mezzo, spazza Paolo Patti, la palla rimane lì, un batti e ribatti con Giuseppe Russo che la mette in mezzo poi per Domenico Patti, che davvero sbaglia clamorosamente il cross e palla dunque che finisce sul fondo, ma c'era in precedenza era stato fischiato un calcio di punizione. Allora ancora Gianluca Russo ci prova col sinistro a giro, palla che lambisce il palo alla sinistra di Ciccio Saitta, il quale tira un sospiro di sollievo. La Massimino Palestra ancora a galla e riparte con Calogero, sponda bellissima qui di Luca Pappalardo per Toscano, bella combinazione tra i due, poi grandioso Peppe Scrivaglieri a smorzare l'entusiasmo della coppia d'attacco avversaria. Domenico Patti, bello il dribbling sull'avversario, Domenico Patti, vediamo, cerca supporto di Di Stallo, lo trova Di Stallo e finisce qui, finisce dunque il primo tempo, finisce 1-0 per la Real Mente Forti, decide il gran gol di Giuseppe Russo al 12° minuto, stop di Petto a seguire, a manzire un pallone lanciato gli dalle retrovie sull'out, dall'out mancino di Gianluca Russo e poi infilando il pallone alle spalle
di un Ciccio Saitta incolpevole. Dunque 1-0 per questa realmente forte di fronte alla Massimino Palestra, che qui fa quadrato con Ciccio Saitta, con capitan Salvo Ingrassia. Ciccio Saitta sa che qualcosa non va, però è anche merito, è anche merito di una retroguardia avversaria davvero granitica, davvero ben gestita dai vari Galletta e Magnano. Bella, bella partita, ritmi molto alti, punteggio che comunque legittima la superiorità della Real Menteforti, anche se la Massimino Palestre avrebbe potuto segnare almeno un gol, soprattutto all'inizio della gara, con Marco D'Agostino. Qui invece Scalia inquadrato insieme ad Alfio Massimino. Da Scalia ci si attende molto di più, ma è ben ingambiato da una difesa avversaria davvero eccezionale ed egregia. E allora è tutto pronto perché si possa ricominciare. Le squadre hanno ben metabolizzato e assunto i sali minerali con dell'acqua fresca. Allora pile ricaricate, batterie dunque rinvigorite, e si riparte dai piedi di Gianluca Russo, che tenta addirittura di superare Ciccio Saitta da calcio d'inizio. Palla per Toscano, arriva Calogero, ci prova Calogero, viene ribattuto dalla difesa avversaria da Badalà. E allora batte, ribatte, poi arriva Scalia, bravissimo Peppe Scravaglieri in due tempi a salvare i suoi, a farli ripartire. Qui con Pietro Badalà, tocco d'esterno per Sgroi, tacco delizioso per Gianluca Russo, pressato da Ruggero, va via ancora Gianluca Russo come fossero birilli gli avversari, poi però sbaglia il proprio compagno. Allora si ripartirà da Giordano Tusa, che lancia davvero male. E allora rivediamo da un'altra ancora azione il tiro d'esterno destro beffardo di Scalia, sul quale bravo Peppe Scravaglieri, che poi fa ripartire i suoi. Ancora Giordano Tusa per Calogero, ci prova Calogero, palla che si abbassa, battezzata fuori da un attento Scravaglieri. Allora ottimo inizio della Massimino Palestra, ma qui la realmente forti che risponde con ferro per distarlo. Bello qui per Sgroi, apre per la Bianca Rosa, bellissima reazione della realmente forti, grandioso poi Gianluca Ruggero, che poi si fa male da solo. Ottima partita in fase di interdizione di Gianluca Ruggero, davvero complimenti al numero 9 in blu, davvero al momento sta giocando un'ottima partita. E ora si ripartirà dai piedi di Ciccio Saitta, sempre una garanzia tra i pari per qui Alberto Pappagatti, lancio per D'Agostino sul quale frana un ingenuo Magnano, davvero scomposto l'intervento difensivo di Magnano. A calcio di punizione batterà, vediamo Scalia, ci prova col destro a giro, se il pallone si fosse abbassato sarebbero stati guai per Peppe Scravaglieri, così non è. Allora realmente forti ancora in vantaggio per 1-0 e attacca qui sull'out di destra con Di Stallo, messo a terra da Zumbo, poi si fa male Di Stallo e Zumbo, che guadagna così un cartellino giallo. Deve stare attento qui il difensore, uno dei migliori difensori, tra i migliori giovani dell'intera competizione, Gianluca Zumbo. Lo rivediamo, parte qui Gianluca Russo per Di Stallo e poi pesta il piede Zumbo, il piede mancino di Di Stallo. Calcio di punizione, i minuti trascorrono e la Real Menteforti comincia in qualche modo a vedere questa vittoria, cercare di battere la Massimino Palestre per la prima volta. Massimino Palestre due volte campione su altrettante edizioni. Allora calcio di punizione di Gianluca Russo, battuto davvero male. E allora si ripartirà dai piedi di Ciccio Saitta, niente da fare, palla carappiata da Di Stallo, non si ferma mai Di Stallo, per Scardaci, Scardaci per Giuseppe Russo, anticipato ottimamente da Zumbo che fa ripartire i suoi. Zumbo e poi qui Scalia viene messo giù da un avversario. Scalia che chiede il cartellino giallo, non è dello stesso avviso rapido. Allora calcio di punizione già battuto, la palla arriva a Calogero, mamma mia, palla che accarezza la traversa, gratta capo, lo rivediamo da un'altra angolazione, gratta capo per Peppe Scravaglieri che ci sarebbe arrivato. Allora Peppe Russo per Gianluca Russo, Gianluca Russo lotta, c'è Paolo Patti su di lui, vediamo la mette in mezzo, bravo Ciccio Saitta ad accarappiare questo pallone e a far ripartire i suoi. I minuti passano, bisogna cercare di stringere i denti e spingere sul filo dell'acceleratore. Qui gran giocata di D'Agostino che va via l'avversario, poi palla carambolata al limite dell'area, ci prova Scalia e poi attenzione fallo di Ferro, il quale si immola sul tiro a botta sicura di Scalia. Lo vedete, Ferro chiede scusa, sa di non aver fatto un fallo cattivo ma sicuramente scomposto un fallo, però al limite dell'area sicuramente un pericolo, perché ci sono i vari
Scalia sul pallone, addirittura arriva a Ciccio Saitta, forse per battere lui, no, dà qualche indicazione a Scalia, come se sapesse come battere il proprio dirimpettaio. E allora vediamo il fallo, lo vedete il tiro a botta sicura di Scalia, bravissimo qui Ferro, però gamba tesa, piede a martello e calcio di punizione netto in favore della Massimino Palestro, che usufruirà di un calcio di punizione da Zola veramente propizia. E allora barriera che si costituisce, vediamo chi calcerà, ci prova qui Alfio Massimino, 1-1 Massimino Palestre. E allora tutto da rifare al 20° minuto, a 10 minuti dalla fine, la Massimino Palestre agguanta il pareggio per la felicità di Capitan Inglesiere. Lo rivediamo, il tiro di Alfio Massimino è centrale, sì, ma la barriera e un avversario evitano che Peppe Scavalieri possa vedere il pallone in maniera nitida. E allora tutto da rifare per questa realmente forti, che parte ottimamente con Biancarossa sul lato destro. Di Stallo, tocco di destro per Biancarossa. Vediamo, alza la testa, la mette in mezzo. Poi la palla arriva a Giuseppe Russo. Vediamo Giuseppe Russo. In becca ottimamente Biancarossa, che la mette in mezzo. Anzi, no, tira. E davvero sciupa così una grotta occasione. Bellissima l'azione della Real Menteforti. La rivediamo. Il cross qui, il tiro cross di Emanuele Biancarossa. La voleva mettere al centro, lo sa di aver sbagliato. E allora tutto da rifare, 1-1. I minuti trascorrono inesorabilmente. Qui Peppe Scavalieri che chiede delucidazioni, secondo l'estremo difensore della Real Menteforti, in occasione del gol avversario un difensore si è messo davanti in fuorigioco, impedendo appunto a Scavalieri di vedere il gol. Allora si continua a giocare 1-1 col solito contrasto a centrocampo da un Gianluca Russo che non ne può più di fronte a un Gianluca Ruggero davvero magistrale. Ancora Gianluca Russo ci prova con le ultime energie, palla tirata fiaccamente e allora battezzata fuori da un Ciccio Saitta che rilancia il pallone, fallo laterale di Distallo. Gianluca Russo subito in mezzo per Giuseppe Russo che non incorna bene e palla che finisce a lato. E allora qui è Scalia che in occasione della fine dei tempi regolamentari, credo, va a chiedere delucidazioni in maniera quanto sgarbata nei confronti di Alessandro Vittoria. Scalia che non vuole mettere ragioni, si becca forse anche un cartellino giallo. Comunque si continua ancora a giocare, la partita ancora non è finita. Grande qui Ciccio Saitta, frana in maniera perfetta sul pallone su un Giuseppe Russo lanciato a rete che non ne può più neanche lui, davvero eccezionale Giuseppe Russo alla sua età, sta decidendo davvero le sorti di questa sua squadra, anche se era Massimino Palestra, ha pareggiato appunto 8 minuti fa con il gol di Alfio Massimino. E allora si continua a giocare, sono gli ultimi istanti, lo rivediamo, grande qui Ciccio Saitta, perfetto il suo intervento sul pallone. Ancora qui ci prova Calogero, vediamo Calogero, la mette in mezzo, palla neutralizzata da un attento Peppe Scavalieri. E allora vediamo se ripartono i suoi, non c'è più tempo, allora finiscono i tempi regolamentari, 1-1, si andrà a ulteriori tempi supplementari, vediamo se le squadre riusciranno a ottenere quanto cercato finora. Massimino Palestre per la prima volta costretta in una finale a giocarsi la vittoria ai tempi supplementari. La scorsa edizione l'incontro venne deciso da Alfio Scalia che a tempo scaduto segnò la rete che di fatto fece finire l'incontro 2-1 contro i Pumas. I Pumas due volte battuti su due edizioni in finale. Massimino Palestre che davvero è la squadra da battere e finora sta avendo vita difficile nei confronti di una Real Menteforti che ha giocato davvero un'ottima partita, ottime le difese, ottime le retroguardie sia il centrocampo appunto che i vari centrali. Allora è tutto pronto, si riparte qui nel tempo supplementare, dunque qui è Domenico Patti, gioco fermo. Allora c'è un qualche, sì, c'è Scalia che si lamenta di un fuorigioco fischiato per l'arbitro, invece era giusto che venisse decretata la punizione in favore della Real Menteforti. Ci sono comunque delle scaramucce tra l'arbitro
e gli avversari. E allora l'arbitro è costretto a essere un po' calmato da Di Stallo. E allora calcio di punizione, battuta da Russo. La palla rimane lì, bravo Tusa, ma ancora realmente forti con Pietro Padalà. Vediamo cosa inventa Padalà per il proprio compagno. Qui arriva Domenico Patti, tiro velleitario, niente da fare. Ancora Ciccio Saitta che rilancia e fa partire i suoi. La palla però finisce sempre tra i piedi della realmente forti. Qui bravo Zumbo a fare ottima guardia per Ciccio Saitta che lancia al centrocampo il proprio compagno. Qui scontro tra Giordano Tusa che riceve le cure, un po' di ghiaccio. Bella botta di Giordano Tusa che davvero si è scontrato con Domenico Patti, che va a sincerarsi sulle condizioni del giovane avversario che fin qui ha giocato davvero una bella partita. Ricordiamo come tra le file della Massimino manchino vari Marco Massimino, Gianluca Imperizzieri e Manola, ma chi sta sostituendo questi tre grandi giocatori lo sta facendo davvero egregiamente. Allora vediamo se è tutto pronto per riprendere questo primo tempo supplementare. Punteggio ancorato sull'1-1, qui inquadrato Giuseppe Russo, colui che ha portato in vantaggio i suoi sull'assist qui di Gianluca Russo. Allora fasi piene di zoom per inquadrare questi grandi protagonisti che stanno affrontandosi per questa terza finale del torneo Exalunni. E allora si riparte qui con il secondo tempo supplementare. Qui è Gianluca Russo, vediamo qui cincisca il pallone, difende il pallone attivamente dagli avversari. La palla arriva a Di Stallo, Di Stallo, si porta la palla su bacino, Di Stallo, bravo Paolo Patti. Ancora realmente forti, ancora Gianluca Russo, scambio con Scaldacci, tu per tu, grandioso Ciccio Saitta. E poi non c'è nessuno a ribadire in rete, occasionissima, gran lancio per Scaldacci, lo vedete, tiro di punta mancino. Niente da fare, non è troppo angolato, Ciccio Saitta c'è e salva i suoi. Allora Massimino Paeste che tenta di ripartire e allora mi sa che non c'è più tempo. Finiscono anche questi ulteriori tempi supplementari sull'1-1. Si andrà ai calci di rigore. Sarà la lotteria più affascinante, più truce, più cruenta della storia del calcio a decidere chi vincerà questa terza edizione del torneo Exalunni dedicata alla memoria di fratello Saturnino Ricci. Qui è Magnano che scherza con Peppe Scravaglieri. Sarà lui insieme a Ciccio Saitta a cercare di evitare che i propri attaccando, meglio i propri avversari, segnino. E allora si comincia qui con Calogero che realizza un gran calcio di rigore spiazzato. Palla da una parte, portiere dall'altra. Allora Massimino Palestre in vantaggio. Qui risponde, vediamo Sgroi, specialista l'anno scorso sui calci di rigore. Sgroi sbaglia clamorosamente, aveva intuito Ciccio Saitta, tiro fiacco, davvero brutto calcio di rigore di Sgroi. Allora Massimino Palestre in vantaggio e vediamo se cercherà di mantenerlo con Alfio Massimino contro Peppe Scravaglieri. Alfio Massimino autore del gol del pareggio a 10 minuti dalla fine. Vediamo, ci prova Alfio Massimino, gran calcio di rigore spiazzato per la seconda volta Peppe Scravaglieri. E allora Massimino Palestre, 2 rigori su 2, mentre realmente forti ha fallito il primo calcio di rigore con Sgroi. E allora vediamo Galletta, se grande partita la sua di Galletta come tante altre occasioni. Grande difensore Galletta, sfiderà Ciccio Saitta. Vediamo cosa inventerà il numero 9 in arancione, spiazzato Ciccio Saitta. Allora 2-1 in questi calci di rigore, 2-1 per Massimino Palestre. Decide al momento in negativo l'errore di Sgroi nel primo calcio di rigore. Adesso è bomber toscano, oggi a secco, oggi lontano dalla porta avversaria. Ci ha provato, ha sbagliato una ghiotta occasione al primo tempo. Allora Toscano contro Scavaglieri, Toscano, mamma mia che precisione, questi giocatori della Massimino Palestre spiazzano sempre Scavaglieri. E allora vediamo qui Pietro Vadalà contro Saitta, Pietro Vadalà. E allora 3-2 per questa Massimino Palestre, dunque fino alla fine. Mamma mia, c'è tensione. Allora Marco D'Agostino, vediamo Marco D'Agostino contro Scavaglieri, grandioso Peppe Scavaglieri. E allora intuisce e para, neutralizza
il rigore all'avversario e dunque, se adesso la Realmente Forti dovesse segnare, a questo punto si andrebbe nuovamente in parità. Ci prova Gianluca Russo! Mamma mia, portiere da una parte, palla dall'altra, spiazzato. E allora tutto da rifare per la Massimino Palestre. Si è in parità anche in questa occasione. Dunque, adesso toccherà a Scalia, che ha appena sbagliato. E allora ci prova Giuseppe Russo, che sbaglia clamorosamente. Sbaglia clamorosamente. Se avesse segnato Giuseppe Russo, la Realmente Forti avrebbe vinto. E invece non è così, e se andrà a calci di rigore ad oltranza, vediamo chi batterà. Batterà addirittura Ciccio Saitta contro Scavalieri. Gran rigore, gran freddezza, grande precisione di Ciccio Saitta, che adesso dovrà parare un rigore a Distallo. Chi sbaglia è fuori. Allora Distallo contro Saitta, è finita. Grande Ciccio Saitta, finisce qui la Massimino Palestra per la terza edizione consecutiva. Vince il torneo ex alunni e finisce con la gioia di Ciccio Saitta, grande eroe dell'incontro. Io vi ringrazio sentitamente da Francesco Patti e i fratelli Saitta, è tutto. Grazie per averci seguito. Un appuntamento alla prossima edizione.